It's hot outside, so for me it is a brand new day that I shall kiss. And if you feel the same way too, then do the things that I'm gonna do. All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home. If you have to work all day, then listen what I got to say. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Eccoci qua con The Star Catcher, Barbara Hanningham, che ci delizierà questa sera qui al Teatro Romano, nel quello che si insomma preannuncia come lo spettacolo di punta della giornata, anche se poi ci saranno anche altre cose che noi vi annunceremo durante il corso della puntata. Quindi ecco, primo step è proprio il Teatro Romano, tra poco entreremo, vedete la gente sta arrivando copiosa per questo appuntamento, come sappiamo, come tutti sanno, gli aficionados del festival, poi Barbara Hanningham chiuderà anche l'ultimo concerto in Piazza Duomo il 14 luglio. E niente, un ritorno dopo 2 anni in cui aveva subito tutti quanti per essere riuscita a cantare cose che si pensava incantabili, e quindi questa sera ci incanterà cantando queste cose ancora così complesse ma così belle. Un programma in collaborazione con Farmacia Scoccianti. Proteggi il tuo corpo per un'estate sicura. Integratori per essere sempre in forma. Farmacia Scoccianti. I virus hanno le ore contate, anche d'estate. SICAF, società di servizio dal 1982. Traslochi e trasporti con personale qualificato, affidabile e competente. Disinfestazioni, deratizzazioni e sanificazioni. Noleggio piattaforma aerea fino a 24 metri e scala elevatrice fino a 32 metri. Effettua inoltre bonifiche amianto e raccolta e trasporto di ogni genere di rifiuto. SICAF, a disposizione 24 ore su 24. A Spoleto, località Santo Chiodo, e su sicafspoleto.com. Madonna che state queste due, state di là. Senti, ma com'è Barbara Hanningham? Ritiro il dito, no, scusa. No, assolutamente. Com'è Barbara Hanningham? Lo vediamo dopo, dici tu. L'anno scorso non l'ho visto praticamente. Quest'anno l'ho sentito però perché ero in casa, no? Ah, dici la finale, sì, del festival, la parte. Ma anche l'anno scorso, 2 anni fa, ha fatto sempre una cosa simile? Perché lei dirige l'orchestra e canta, sì, cioè, sì. È un fenomeno intergalattico. Assolutamente, stasera dice che fa poi canzoni molto particolari e molto complesse, che solo lei può cantare. Ah sì? Dicono, meglio, sarà così. Ma io mi fido. Non l'ho sentito. Esattamente. Grazie, buon spettacolo. Ciao, senti, parli italiano? Non, neanche un po'? Salve, siamo una vita in diretta. Veniamo da Roma apposta perché abbiamo visto, io ho visto un documentario su Barbara Hanningham e John Zorn al Festival di Torino, al Torino Jazz Festival. Allora ho cercato sul calendario una data dove lei facesse proprio John Zorn, quindi ho trovato solo Spoleto. È incredibile che venga a Spoleto, magari non venga a Roma, però Barbara Hanningham canta John Zorn, c'è solo a Spoleto.
Perché Spoleto è Spoleto. Siamo venuti apposta da Roma. Sanremo e Sanremo, no? No, infatti, non eravamo mai stati al Festival dei Due Mondi di Spoleto, siamo venuti apposta da Roma per questo concerto Barbara Hennigan canta John Zorn, perché è spettacolare. Benissimo. Ho visto un film documentario su di lei a Torino, appunto, su questa cosa. Però ci fidiamo. Lei dal vivo non l'ho mai vista. Grazie, buon spettacolo. Ah, se poi vi piace moltissimo, farà anche... domani. No, il finale il 14 luglio. Ah, è vero. Un altro repertorio. Infatti, ho visto che andava anche a Napoli, San Carlo, esatto, però non era John Zorn. Esatto. No. Questo John solo Zorn. Qui. È questa sera, infatti. Avete azzeccato proprio quelli giusti che volevano proprio vedere John Zorn. Hai visto? Sono venuti apposta. Salutami la tua collega, Rosanna Cacio. Sì, la saluterò sicuramente. Grazie, arrivederci. Senti, puoi salutare la nostra amica Rosanna Cacio? Rosanna Cacio? Però abbiamo fatto pensare che eravamo la vita in diretta, capito? Addirittura? Sì, la vita in diretta. Non ci danno retta. Allora dice che saluta la sua collega, lo stato. Senti, perché voglio intervistarti? È che mancavi solo tu. Io, è vero. Diciamo... Lui già l'aveva padre, figlio, ci mancava. Certo, mancavo io. Buono spettacolo, buona Chiara. Sera. Ciao. Cosa si aspetta da questo concerto? Non lo so, spero una serata stupenda come tutte le sere qui al festival. Non conosce Barbara Hennigan? No. Benissimo, quindi sarà una bella occasione allora. Grazie. Grazie a lei. Vieni qua, stavolta... No. Guarda, lei ha saltato tutte le interviste, questa... Dai. Fine spettacolo, promesso, promesso. Hai promesso? Certo, assolutamente. Anche a te. Com'è questo festival? Il festival è un festival grande. Spettacolo ieri sera emozionante, molto bello. Al Duomo. Perfetto. Qui dopo ti aspetto al Collicola. Al Collicola, ok. Va bene. Ci vediamo dopo. Ciao, grazie. Ciao. Ah, non l'ho vista la... Trust in you. Per Barbara. Più gentile. Sì, sempre per Barbara. E per Monique, certo, che fa un eccezionale festival. È ritornato alla grande, a quello che era una volta all'inizio. Benissimo. Dobbiamo tenerlo per sempre. Grazie, bravissimo. Buon spettacolo. Buonasera a tutti signori, tutto molto bene, voi come andiamo da questa parte? Senti, venerdì alle 11 lì all'edicola c'è Elosh, DJ Elosh. E Jan Stuber per gli amici? Beh, diciamo più nel settore, diciamo. Quindi 11:20 Jan Stuber, Dance di Festival, partner per Radio Due Mondi dalle 11 alle 12, signori. Venerdì, giusto? Venerdì 12. Non mancare Giovanni, perché Giovanni è un grande appassionato di Elosh. Beh, allora abbiamo anche il videomaker, risparmieremo. Sarà. Grazie signori. Ciao. Thank you.
Per flessibilità, virtuosismo, talento performativo. Barbara non solo interpreta la musica, ma la incarna, lo abbiamo visto oggi, diventando un solo corpo con le partiture di cui è interprete. La sua tecnica di direzione orchestrale si fonde armoniosamente con le sue eccezionali capacità vocali. Il suo stile, con un repertorio sconfinato in un'alchimia che la rende unica nel panorama musicale internazionale. Complimenti Barbara. Premio Coleto Festival Friends 2 parole per questo premio, ma soprattutto per questa serata che resterà negli annali della nostra manifestazione del festival, perché abbiamo assistito a qualcosa di straordinario, a tutti gli artisti che si sono succeduti, e queste 1000 persone dovranno veramente conservare il biglietto e segnare questa data, perché questa data è di quelle memorabili. Grazie veramente Barbara. Thank you so much for recognizing our work in this way. And I just want to say how amazing it is to have so many people here in this beautiful place for a concert of modern music by John Zorn. So bravi to our audience. I would like to thank my incredible musician colleagues. I just love working with these people. Out of this world.
know, our work performing live music and having audiences with us as we take risks and as we are courageous and as we try and as we really go for everything that we're doing, it is very meaningful to have a community on stage and in the audience. So I share this with all my musician colleagues, and I thank you so much for the recognition. And I wish everyone a wonderful rest of the evening. Punto Gomme di Massimo e Moreno Liberali, il Festival della Sicurezza. I consigli di Massimo e Moreno nei locali completamente rinnovati. Punto Gomme, il Festival della Sicurezza. Ottica Camiciottoli, dal 1949. Controllo ortottico. Progettazione e applicazione lenti a contatto, anche speciali. Topografie corneali. Su prescrizione oculistica, OCT e campi visivi. Costruzione lenti progressive altamente personalizzate. E non è tutto. Da noi puoi acquistare in 12 rate senza interessi. Ottica Camiciottoli. Dal 1949 a Spoleto. Farmacia Scoccianti. Il benessere abita qui. Calzature, qualità e comfort. Alimenti per bambini per crescere sani e forti. Farmacia Scoccianti. I virus hanno le ore contate, anche d'estate. SIGAF, società di servizio dal 1982. Traslochi e trasporti con personale qualificato, affidabile e competente. Disinfestazioni, derattizzazioni e sanificazioni. Noleggio piattaforma aerea fino a 24 metri e scala elevatrice fino a 32 metri. Effettua inoltre bonifiche amianto e raccolta e trasporto di ogni genere di rifiuto. SIGAF, a disposizione 24 ore su 24. A Spoleto, località Santo Chiodo, e su sigafspoleto.com. Da Gasperini Arte, un poster, tante soluzioni, solo da Gasperini Arte. Spoleto Poste e Servizi, pagamenti, spedizioni, posta, SPID, firma digitale, PEC e tanti altri servizi. Spoleto Poste e Servizi, semplifichiamo la tua vita. Che dire, hanno già detto tutto, penso sia una manifestazione straordinaria, un talento che anche l'anno scorso al Duomo ha fatto una performance straordinaria, quest'anno si è ripetuta in maniera diversa, bellissima serata. Grazie Paolo. Ciao a tutti. Ciao. Signora, ci fa un commento? Buonasera. Buonasera. È stato bellissimo il concerto, veramente. Meraviglioso, poi anche il contesto molto suggestivo, quindi è stata una serata splendida. Conosceva John Zorn, che è il, diciamo, il musicista che ha creato queste musiche che lei ha cantato, lo conosceva oppure?
Sinceramente no, non lo conoscevo, ero curiosa e mi è piaciuto moltissimo, quindi seguirò in futuro la sua musica. Grazie. 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 Eccola, eccoli! Stavolta non è scappato. Non è scappato stavolta. La prima era fuggito. Era fuggito, l'ho visto fuggito, che fuggiva, ma fuggito. Corre troppo forte per i miei gusti. Sì, infatti. Senti, un commento. Allora, diciamo che c'ha una grandiosità vocale che proprio risuona in una maniera viscerale, cioè ti arriva. Musicisti bravissimi, non so il nome della musicista che era... Aiuto, il nome no, della musicista no, no che... dell'unica donna, John Zorn, però. Sì, ma la donna è stata per me una musicista meravigliosa. Quell'altro, maschi... No, ho detto tutti i musicisti, la donna, quello che ha fatto ragazzi è stato eccezionale, quindi veramente a livello viscerale è arrivato e è un buon preludio per il concerto finale. Concerto finale, quindi certo. Bene, siamo contenti, grazie. Benissimo, tanto grazie a voi, buona serata, grazie, ciao. Beh, bellissimo, una grande artista per il Festival di Spoleto, è una bellissima cosa. È stata già qui 2 anni fa. Sì, esattamente. Facendo sempre una cosa abbastanza particolare per poi la chiusura, più o meno come quest'anno. Quest'anno il musicista era John Zorn, che ne pensi? Difficile? Sì, però bello, molto bravi comunque, sì. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Ciao, buona serata, grazie. Allora, ecco, quello che vedete sono le persone che stanno aspettando Barbara Hannigan per fargli i complimenti per questa serata, una serata abbastanza particolare, come avete sentito dal video che vi abbiamo proposto, le musiche di John Zorn, avete sentito prima del concerto persone che sono arrivate da parti da Roma, addirittura appositamente per questo concerto, quindi niente, noi adesso che cosa facciamo? Di corsa, ci spostiamo a Palazzo Coligola perché c'è un'altra performance molto molto bella, venite con noi, non ve ne pentirete. L'altro festival, grande! E quindi presentiamo questo spettacolo, si chiama Love Bar di Wanda Moretti, che è la coreografa che ha così fondato una compagnia di danza verticale. Vedete quanto è bello, vedete che suggestioni, poi non vi svegliamo niente della storia, ma è una storia che vedrete, insomma, rappresenta 3 personaggi, poi alla fine sveleremo quali sono, sentiremo delle grandi musiche, insomma uno spettacolo che è piaciuto tantissimo, poi vedete era praticamente pieno il parterre di Palazzo Coligola, che ormai veniva. Quindi seguiteci perché è veramente un bellissimo spettacolo. I can't stop this.
Performance fantastica, grandi atleti, bellissima, veramente una cosa per cui vale la pena venire a Spoleto. E magari soggiornare anche a Spoleto. Ma in quale albergo soggiornare? Noi albergatori abbiamo tanto bisogno, soggiornare da noi. Ciao, grazie. Ciao. Bellissimo, mi è piaciuto molto veramente bello, tanto. Carino, particolare. Si seguiva la storia? Molto, molto. Sì, 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 la lunghezza sì, giusta, bello sul serio, bravissimo. Bello, bellissimo, grazie. Bellissimo, ci è piaciuto tantissimo. Sì? Sì. Dico, sì. La storia si seguiva abbastanza bene? Ma diciamo così, io sinceramente non sapevo la storia, quindi... C'era una prostituta, sì, un barista... E poi un avventore che coi soldi crede di poter sì, avere. Sì, infatti tutto. Ho fatto un po' di ricerca mentre stavo capire. Guardando. Molto interessante, molto bello. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci, grazie. No, siamo Umbria TV e seguiamo il festival e abbiamo seguito questa performance, ci è piaciuta tantissimo. Ma la mia domanda è, perché Venezia ispira una scelta così importante, anche così complicata, così difficile di questa danza verticale? Perché Venezia è una continua trasformazione di forme, di stili, di livelli dell'acqua, la marea, abbiamo la marea, l'alta, certo. La bassa marea, e l'idea di avere uno spazio infinito è un po' l'ispirazione della danza verticale, no? Poter danzare qualsiasi spazio, qualsiasi piano. Certo. Vi è piaciuta questa location? Assolutamente sì, è assolutamente più che adatta alla danza verticale, abbiamo trovato particolare questo chiostro. Certo, certo. Poi siete anche a Via Saffi, no? Sì, nelle altre performance. Bene, quindi se noi abbiamo capito bene, c'era una prostituta, un barista e un avventore che però rimane, cioè pensa di poter comprare tutto con i soldi, poi in realtà non si compra l'amore. No, sì, l'idea è un po' che appunto questo potere alla fine non si ritorce contro se stessi, no? E lei alla fine impazzisce, nel senso che rientra nel proprio, è solo nel proprio personaggio, dove ritrova il potere e forse un po' la follia di pensare di averlo. Benissimo, le posso fare tanti complimenti? Certo, assolutamente. Grazie infinita la sua gentilezza. Grazie a voi. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Sax soprano. Oh, vedi. Bravo. Che bello. Come, cioè, qual è stato un po' l'idea che ti ha portato a commentare queste danze con le musiche che hai scelto? Cioè, qual è stato il filone che ti ha ispirato? Beh, sono tanti anni che lavoriamo insieme, io e Wanda Moretti, la compagnia l'abbiamo fondata insieme, quindi, come dire, negli anni da musicista ho cominciato a lavorare un po' diversamente dal punto di vista compositivo, perché comporre per la danza non ha niente a che fare con l'attività di un concerto, come dire. E poi ogni spettacolo a sé, in questo caso il filo conduttore era abbastanza preciso, come dire, tra l'altro la prima volta che lavoriamo con un drammaturg su uno spettacolo di danza verticale, e quindi è una lenta composizione in cui sono, come dire, degli elementi di confronto, delle sorte di canovacci in cui ci confrontiamo sull'idea di cosa deve essere quel personaggio piuttosto dell'altro, e si lavora moltissimo insieme fondamentalmente. Bene. Quindi insomma è stimolante. Assolutamente sì. E senti, ogni sera è la stessa, diciamo, partitura musicale o improvvisi anche? Allora, diciamo che la parte elettronica un po' alla volta viene codificata, a parte degli interventi esterni, come dire, che faccio di elettronica, però c'è una sequenza che è molto precisa perché è sincronizzata con il video e le coreografie sono molto precise sulla musica. All'interno di questo il sax è un po' così, un battitore libero, insomma, in qualche modo, che fa dei temi, dei canovacci tematici, alcune cose più libere, quindi c'è questo e quello. Benissimo, senti, fai, diciamo, solo questo genere oppure partecipi anche a, so, altri tipi di musica, in un gruppo? Ma io sono fondamentalmente un musicista, per cui ho fatto, non so, una quarantina di album, una ventina a nome mio, ho girato un po' in tutto il mondo con tanti progetti, molto legati al jazz ovviamente, mi occupo poi anche di sonorizzazione di film, insomma,
lavoro in cose abbastanza, sì, in questo mondo, sì, lavoro col teatro, insomma, però comunque anche adesso è appena uscito un disco nuovo, confine tra jazz, musica classica, insomma, mi piace così fare cose diverse fondamentalmente. Benissimo. Senti, tantissimi complimenti. Grazie. L'unica cosa che ho da, insomma, no, notare negativamente è la maglietta bianconera, visto che sono interista, ma al di là di questo. Guarda, è la prima volta che la mettiamo perché lei ha insistito, io non ero nemmeno d'accordo che non sono interista e non sono juventino, ma è andata così. Ma non è una mia scelta. Io tifo Cagliari. Addirittura. Sei proprio di Venezia. Sì, di Venezia, sì. E come è andata a finire il Cagliari? Il Cagliari era un anno di quando io ero piccolo che giocava a Gigi Riva, che uno cambia squadra così. Ah, no, quello tante altre cose, ma non ma quello non si può cambiare la squadra, insomma. Quelli che cambiano la squadra bisogna sospettare che abbiano qualcosa di strano. Grazie tanti complimenti. Grazie a voi. Grazie. No, non volevo offendere, abbiamo la prostituta. Beccata. Beh, in pieno. Si è capito, almeno si è capito. Beccata. Ho fatto bene la parte. No, se ti dico di sì sarebbe offensivo. Cioè, però sapevo che eri tu, insomma, ecco. Il barista. Il barista. E io sono Don Marzio, quindi rappresento un po' il potere, la parte un po' cattiva della società, quello che si vuole comprare tutto. Però come finisci? Finisco male, nel senso, in realtà finiamo tutti isolati in qualche modo, il mio personaggio ancora di più. Certo. Cioè rimango non riesco a comprare lei, non riesco a comprare l'amicizia del barista. Alla fine ognuno per la propria strada. Anche il nostro amore finisce in tragedia e quindi ognuno separato. Un bel finale allegro. All'inizio, insomma. Quindi ragazzi, bravi, complimenti. Grazie. Quanto è difficile fare questo tipo di performance? È il nostro lavoro, per cui ovviamente per noi non ci si può dare un grado, non ti posso dire quanto sia difficile. Ci vuole tantissimo allenamento, tantissima preparazione, tantissime ore di prove, ma anche penso coraggio, no? Io penso che soffro di vertigini, poi... Sicuramente non bisogna soffrire di vertigini. Sì. È la regola numero uno. Sì. Questo, senti, questo sì. Quante ore di allenamento? Tanti giorni senza mai scendere dalla parete. C'è anche, insomma, un qualcosa di tecnico che va considerato, no? Certo, non è come ballare a terra, quindi c'è certo, tutta una serie di attrezzature che devono essere rispettate con tempi, però insomma, in questi giorni siamo stati tanto in parete, ecco, tanto dal mattino alla sera. Ho visto anche sopra a Via Saffi. Sì. Senti, l'ultima domanda, vi siete trovati bene a Spoleto? Benissimo, sì, bene. Questo mi fa piacere. Grazie e tanti complimenti. Grazie a voi. Grazie a voi. Area 34, la stazione di servizio dove il carburante viene microfiltrato due volte, quando esce dall'autocisterna e quando entra nel serbatoio della tua auto. Area 34, il motore ringrazia. E io che ho l'auto elettrica? Trovi anche la colonnina di ricarica. Area 34. SIGAF, società di servizio dal 1982. Traslochi e trasporti con personale qualificato, affidabile e competente. Disinfestazioni, derattizzazioni e sanificazioni. Noleggio piattaforma aerea fino a 24 metri e scala elevatrice fino a 32 metri. Effettua inoltre bonifiche amianto e raccolta e trasporto di ogni genere di rifiuto. SIGAF, a disposizione 24 ore su 24. A Spoleto, località Santo Chiodo e su sigafspoleto.com. Ottica Camiciottoli, dal 1949. Controllo ortottico. Progettazione e applicazione lenti a contatto, anche speciali. Topografie corneali. Su prescrizione oculistica, OCT e campi visivi. Costruzione lenti progressive altamente personalizzate. E non è tutto. Da noi puoi acquistare in 12 rate senza interessi. Ottica Camiciottoli. Dal 1949 a Spoleto. Farmacia Scoccianti. Proteggi il tuo corpo per un'estate sicura. Integratori per essere sempre in forma. Farmacia Scoccianti. I virus hanno le ore contate, anche d'estate. Da Gasperini Arte. Un poster, tante soluzioni. Solo da Gasperini Arte.
Spoleto Poste e Servizi. Pagamenti, spedizioni, posta, SPID, firma digitale, PEC e tanti altri servizi. Spoleto Poste e Servizi, semplifichiamo la tua vita. Aleo Immobiliare mi dà proprio fiducia. Se compri, se vendi. Se l'agenzia immobiliare Aleo vi contatterà, sarà sicuramente per un'ottima proposta. Aleo Immobiliare. Se mi chiedi quanto costano le tasse, ti risponderò come sempre: meno di quello che pensi. Ma oggi domenica è la giornata che il festival dedica a Leonardo Liri. Da la mattina fino alla sera verranno replicate al Caio Melisso le tre performance che sono state dedicate da Leonardo Liri a Cecov, quindi la trilogia di Cecov. Quindi partiremo con il Gabbiano, poi Zio Vania e poi per chiudere con l'opera fatta proprio quest'anno che è Il Giardino dei Ciliegi. Quindi adesso che cosa facciamo? Noi ci ritrasferiamo a Caio Melisso e ci vediamo grazie al montaggio di Filippo Ditta dell'Esterna 2 di Pordenone. Ci rivediamo un collage così delle tre opere che hanno decretato questo grande successo di Leonardo Liri qui al Festival dei Due Mondi. Quando l'abbiamo intervistato e abbiamo chiesto anche qual è proprio la sua, come dire, la cosa che lui preferisce nel campo appunto dell'arte, e lui ha detto proprio il fatto di essere un regista teatrale. Poi se vengono altre cose ovviamente lui le prende, però insomma questa qui è proprio la sua vocazione. Quindi vediamoci questa trilogia dedicata ad Anton Cechov. Tutta la mia pensione se la prende l'amministratore e la usa per i lavori agricoli, l'allevamento del bestiame, l'apicoltura. Sono tutti i soldi buttati, lo so. Le api muoiono, le mucche anche, i cavalli non me li danno mai. Sì, 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 i soldi li avrei. Ma sono un'attrice e le toilette mi costano una fortuna. Sei buona, sei cara, io ti stimo. Oddio, ma di nuovo mi sta succedendo qualcosa. Petrucci, no, Petrucci, mi sento male, mi gira la testa. Sto male, aiuto. Non è niente, è già passato il fin dei conti. Non ti spaventare, mamma, mi succede spesso. Zio, ti devi distendere. Sì, un poco, però in città ci vado lo stesso. Mi distendo e poi vado, mi sembra ovvio, no? Io conosco un indovinello. Al mattino a quattro zampe, a mezzogiorno a due, alla sera a tre. E la notte sul gruppo! Oddio, Irina! No, grazie, ci posso andare no, da solo. No, faccia complimenti. No. A lui non fa bene vivere in campagna, si intristisce. Sì. Mamma, sai cosa potresti fare se volessi fare un bel gesto? Prestare 2-3 mila rubli, così può vivere in città tutto l'anno. Non ho soldi! Sono un'attrice, non sono una banca! Ah, è un gran chiacchierone. E quando non sanno che cosa dire, allora dicono: ah, è un tipo strambo. Eh sì, è proprio un tipo strambo. Io amo i boschi. Che stramberie. Io non mangio la carne. Che stramberie. Nessuno ha più un rapporto diretto, pulito, libero con la natura e con le persone. Nessuno. Mikhail Vovich, io la prego. La scongiuro, non beva più. Una grande pace dentro. Ma guardi adesso qui. Questo
è la pianta del nostro distretto come era 50 anni fa. Il verde chiaro e il verde scuro indicano i boschi. Come vede, il 50% del territorio era ricoperto da boschi. Il tratteggio rosso sul verde indica che qui c'erano delle capre selvatiche, degli alci. In queste piante ho segnato sia la flora che la fauna. Il treno è arrivato, se Dio vuole. Che ore sono? No, quasi le due, fa già chiaro. 2 ore di ritardo, accidenti. Che razza di imbecille. Sono venuto fino qua apposta per andarle a prendere in stazione. Mi sono seduto e mi sono addormentato. Tu però potevi svegliarmi. Credevo che se ne fosse andato, mi sembra che stiano arrivando. Ma che... prima ritirano i bagagli, una cosa e l'altra. Sono 5 anni che Liu Bandrevina è all'estero. Non ho un vero passaporto. Non so quanti anni ho. Chissà perché mi sento sempre una ragazzina. Quando ero piccola, mio padre e mia madre giravano per le fiere. Davano spettacoli molto belli. Io facevo il salto mortale e altri numeri. Quando papà e mamma morirono, una signora tedesca mi prese con sé e mi fece studiare. Bene, sono cresciuta e sono andata a fare la governante. E allora bisogna essere uomini. Alla sua età bisogna amare, bisogna innamorarsi. Sì, sì, lei non è un ingenuo, lei è un moralista. Lei è un ridicolo originale, lei è un mostro. Cosa sta dicendo? Io sono al di sopra dell'amore, ma lei non è al di sopra dell'amore. Lei, come dice il nostro Pierce, è un nullaccione. È un nullaccione. Ha ricavato tutti i bagagli? Penso di sì, Ektodov. Puoi controllare se è tutto a posto? Ti è tranquillo ormai, Alexei, se è tutto a posto. Cosa hai fatto alla voce? No, niente, ho bevuto qua un bicchiere d'acqua. È andato qualcosa di traverso. Che disgrazia. L'altro festival! Bravissimi, guarda. Et voilà! È finito questo weekend molto molto lungo, molto molto, diciamo, no, faticoso per seguirlo, ma noi siamo felicissimi di essere riusciti a farvi vedere più o meno tutto. Poi delle cose sono, diciamo, lì pronte per essere lanciate e visionate nei prossimi giorni, perché come sapete il festival nei primi giorni della settimana un pochino si riposa, cominciando gli allestimenti per poi quella che è l'ultima rush finale fino al 14 luglio. Noi vi ringraziamo tanto, sempre per l'affetto che ci date. Dobbiamo intervistare le gemelle però, le gemelle siano allerta, perché prima o poi, prima della fine del festival, dobbiamo intervistare le gemelle. Quindi, detto questo, noi vi ringraziamo, vi facciamo tanti saluti, tante buonanotti. Noi ce ne andiamo a dormire, ci riposiamo, ma... ecco, c'è un ma: non vi abbandoneremo, perché in questi giorni, anche se il festival, diciamo, ripeto, è un po' così fermo, non ha degli spettacoli da proporre subito, noi saremo sempre in pista, quindi vi rilanceremo alcuni servizi che abbiamo visto, andremo in giro, vedremo delle cose, andremo dai nostri amici commercianti, insomma imprenditori, che anche quest'anno ci hanno dato una mano per realizzare questo progetto. Quest'anno è stato veramente difficile, a dire la verità, quindi un grandissimo grazie, un super grazie a questi imprenditori che hanno creduto ancora una volta in noi. E detto questo, quindi l'appuntamento è per domani, per nuove puntate, tutte originali, qui dall'altro festival. È tutto, a voi studio. Un programma in collaborazione con Farmacia Scoccianti. Il benessere abita qui. Calzature, qualità e comfort. Alimenti per bambini per crescere sani e forti. Farmacia Scoccianti. I virus hanno le ore contate, anche d'estate. SICAF, società di servizio dal 1982. Traslochi e trasporti con personale qualificato, affidabile e competente.
disinfestazioni, deratizzazioni e sanificazioni. Noleggio piattaforma aerea fino a 24 metri e scala elevatrice fino a 32 metri. Effettua inoltre bonifiche amianto e raccolta e trasporto di ogni genere di rifiuto. SIGAF, a disposizione 24 ore su 24. A Spoleto, località Santo Chiodo, e su sigafspoleto.com.